extractor you always use yourself. Sì, il correttore ovviamente tu usi tutto quello che hai del tuo lavoro. Io ho due figlie, sono padre, quindi mi sono messo lì, ho dedicato molto tempo a pensare a tutte le cose che non vorresti mai pensare. Andreas, ce la faremo. Ne sono sicura. È difficile essere degli esseri umani, perché tutti noi come esseri umani abbiamo le nostre ferme convinzioni, la nostra morale, le cose in cui crediamo, e poi ci ritroviamo a fare cose che non avremmo mai immaginato di poter fare o di essere capaci di fare. Aprite! Che volete? A me piace proprio il modo in cui Suzanne imposta o mette in scena questo dilemma in un modo tale per cui tutti ci possiamo rapportare, tutti lo sentiamo vicino. Infatti nel film la scena di apertura è una scena molto forte e che porta tutti noi a dire che vogliamo salvare quel bambino, e tutti noi vediamo la vita o la situazione con gli occhi di Andreas, però poi capiamo che bisogna fare molta attenzione al modo in cui vediamo gli altri e giudichiamo gli altri. Everything sounds better in Italian. Suona meglio in italiano. Quando ci siamo conosciuti, volevi un figlio più di ogni altra cosa. Sì, è stata proprio dura, perché un bambino rappresenta la quintessenza della purezza, dell'innocenza. Ognuno di noi quando vede un bambino sente l'istinto di abbracciarlo, di proteggerlo, di tenerlo lontano da ogni male.